A risalve a voi ragazzi, a risalve a voi, a risalve. Questo è un altro che secondo me farà una brutta fine. Comunque, buongiorno a voi, buongiorno. Oh, il faccio giù a sto punto. Dai, ragazzi, prima arrivo in D4 meglio è, poi la D4 con calma. Sto registrando a manetta perché è sempre martedì, perché ripeto, oggi, mercoledì, io non ci sono. Se qualcuno mi vuole incontrare, oggi pomeriggio, cioè no. In questo momento, vabbè, non lo so dove sto, ma dovrei stare all'IKEA. Che cazzo è diventato AD5, raga, incredibile. E basta fuori casa, raga, basta, cioè, non è. Basta, basta, non se ne può più, raga, se ne può più. Se ne può più, ragazzi, veramente. Se ne può più. Questo sta una merda di resistenza, oh. Stanno tutti con la freccia, su. Sì, ma non è collante, meglio mettere un collante. Bannissimo, via dal nero. Mica questo gioco con una full engine, raga. Porca puttana. Perché giochiamo a specchio, maledizione, oh. C'è pure Lautaro Martins, big time. Vabbè, dai. Ma pensavo che non volesse giocare questo. Quattro partite, quattro punti. Devo fare. Vabbè. Giochiamo solo fuori casa. Io chiamo a specchio, vediamo come va. Perché ci rimuove, si è buttata a terra? Perché questo non gliela toglie? Via. E la dà a Messi, che è il giocatore più alto della mia squadra. Non sto parlando, raga. Mi sto trattenendo perché mi sto incazzando.
Ho fatto giocare a specchio, quanto me ne fa fastidio. Matteus, questo dici a me, raga, incredibile. Che cosa ha fatto, ragazzi? Raga, che cosa? E non so, oh, che mazzata di lag. Martinez, Lautaro, la fa un terzino a corso. Sceglie di andare per vie verticali. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Scusate, stop. C'è qualcosa che non va. Per quello l'ho messo lui, eh. Aspetta. Un attimo. Non impensierisce la difesa. No, non era lui la fa. Errore qui, pallone sprecato. Prova a scavalcare. No. Ma già il fatto che mi ha laggato la dice tutto. Ma cosa devo fare, raga? Io non so che fare. La palla, cioè, sta già lui la palla, raga, incredibile. Boh. Non puoi ragionare, guarda. Mamma mia, FIFA sempre, raga. Ma cos'è FIFA questo? Scusate, eh. Ho messo questo, proprio per questo, guarda, velocità 94. Col più uno, eh. Vabbè. Oh, si è scansato Rumenig. Ma sta mascola. Guarda, oh, ma guarda quelli! Capito perché ha tirato di sinistra, va bene. Quando riesce a controllare il pallone così ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Tutte leggende, oh. Ci prova con un pallone profondo. Prova a darla profonda nello spazio. C'è l'opportunità per il contropiede. Se ne va. Bella, ma fottuto. Gioca sulla destra. Joao Mario lo mette. C'è il colpo di testa. E che cazzo. Magnifico. Questa rete cambia completamente la partita, Fabio. Con pochi minuti sul cronometro alla fine. Finalmente ha fatto quel che vuole dire. L'inerzia del match è tutta dalla loro parte. Ma il piano partita degli avversari dovrà cambiare per forza.
sorriso su tutta la squadra. Senza dubbio un bel gol, ma ancor più bello è stato il cross. Forte quanto basta per sorprendere la difesa. 1-0 dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Maia piglia il gol, chiami mo. Ma e l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene. Itna da leggenda, che ne tiene picco. Mettilo un altro, che ne poche. Ragazzi, inizierò a lavorare, giocherò molto, ma molto di meno, lo sapete. Niente, raga. Non è per me fare il cambio gioco. No, ma non era Lumenic. Che pare. Vabbè. Quando mi accordo, ma devo prendere il gol. Abbiamo capito. Ma perché? Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Opportunità di ripartire. João Mario. Danielson. Lumenighe. Vabbè. Chi ha aggiunto? Vediamo. Lumenig Van Nistelrooy là l'ha messo, è incredibile. Questa è morta. Vabbè, no problem. Questa è morta. E godo. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Full legend, one you. Si trovano nella posizione. Calo Enz, bella patata. Ah, beh. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al campo. Ma non c'è nessuno che mi dia. Ma è rigore. No. Proviamoci. Con Battistuta tira la bomba. Oddio, mo vediamo. Va Battistuta, sì. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Battistuta! E che cazzo, non ha abbassato il corpo? Vabbè. Dove è quella che non sa? Boh. Ma
fuori gioco. Royce che era fuori gioco. Anche il suo Malpot ci ha fanculo, dura poco. Infatti, però, oddio, gli ha fatto l'assist del gol. Però l'assistenza bassissima, raga. Mamma mia, muoiono tutti. No, perché gli ho dato a lui? Oh! Come non è fatto? Vabbè. Allontana senza pensarci due volte. Prova a darla profonda. Va bene. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Sua palla interrompe l'azione. Munig sulla destra. Giocata nello spazio in profondità. Che cazzo ha preso? E questo è il genere di parate che ci si aspetta da lui. Una bella parata che risponde. Bravo l'estremo difensore. Ah, bene. Niente, un po' meccano, raga, la devo togliere. In a merda. Mamma mia. Ah, non posso fare il campo. Perfetto. Bellissimo. 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 Bel gioco, raga. Vabbè, poi dico che la stam non è calata. Sostituzione per l'Inter. Questo sono tre gli angoli della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Lasciano il campo per il numero 22. E l'arbitro dice che ancora calcio d'angolo. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. E tre della squadra avversaria. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare la situazione. Beh, questo è un passaggio. Ma che cos'è sta cosa? Tenta. So che là c'è il tir, però col destro. Vabbè, non dovevo. Madonna mia, oh, ma come l'ho bombardato questo nel scappare un cazzo. E non salta, raga, io non riesco più a saltare di nuovo. Intercetta il pallone, ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. Non è fallo, ah beh, come no? Come non è fallo? Vabbè. Va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Vabbè. Eh sì. Beh. Ma è qui lo zi. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. 3-0 dunque. Occasione per il contropiede. C'è il cross. Tchouaméni riceve il passaggio, è scattato con un tempismo perfetto, ci prova con un pallone profondo, si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso, vede lo scatto e cerca la profondità.
Van Nistelrooy. Il 4-1 indica 6 minuti di recupero. Vlahovic. Battuta lunga. Opta per il lancio in profondità. Si è inserito alle spalle del marcatore. Direzione di testa. Madonna Medusa. Raga, facciamo un'altra, vediamo se arriviamo in D4 già. Dopo che abbiamo fatto qualche partita di merda, questa squadra di merda. Opportunità di ripartire. Prova a passare con un pallone profondo. Ha calciato. Salva Schmeichel. Cross di Rock. Salta e colpisce di testa. Perfetto. Ce l'hanno fatta. Perfetto. C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento. Personalità. Perfetto. Comprato, comprato. Dimostrazione che le full legend non sembrano un cazzo. Uso massacrat, Akus. Uso massacrat. Tre vittorie di fila. Uso massacrat. Fuori casa, in gas. Fuori casa, fuori casa, fuori casa, raga. Tutte fuori casa, raga. Grande Konami. Divisione 1, raga. Uso massacrat. Uso massacrat. Ma, vabbè. Ciao Mario, diamo un'altra possibilità. Il 2, il 5. No, facciamo il 4. E 3 chi ce l'ha? Tirami su, no. Allora, Robertson 3. Ok, Beckenbauer il 5, il 7, Mbappé, 9, Lautaro. White 22, va bene. E l'otto chi ce l'ha? Oh, l'otto. Tu fai due. Quattro va bene. E l'otto. Ok, beh ragazzi, se si vince, se si pareggia siamo in D4, dai. Miracolo in casa.
Calmo. Ui, ti sei svegliato finalmente. Minchia, poi a Meccano lo devo attuare, dai, inutile. Porca troia, oh. Inutile. Sta tischia di merda. C'ho meni. No, lasciamo ancora, no. Battistuta. Dai, come vai, va, raga, che cazzo ve devo dire? Bentrovati amici telespettatori, grazie per esservi sintonizzati con noi in una giornata che dovrebbe rivelare ben più di un'emozione. E di queste emozioni ne vivrà il doppio chi, oltre a essere appassionato di calcio, è anche tifoso dei colori di questa squadra, gli stessi che potrebbero tingere una città a festa. Siamo infatti all'esame finale, la promozione dista solo un punticino. Saranno i prossimi 90 minuti a dirci se quel punto verrà conquistato oggi oppure no. Tra i più grandi stati d'Inghilterra con i suoi 70. Porca mamma. Ciao Nico. Vado da lì, ci voglio andare male. Una delle squadre più vincenti della terra d'Albione. La partita è già cominciata. Ok, calma. Ok, questo via la tira, vuole giocare, abbiamo capito, vedi? Vedete? Opla, ma io lo sapevo. Però nessuno apprezza, però, che io gioco sempre con della squadra di giocatori di merda, lo sa. Nessuno me lo scrive, però. Madonna. Via. Quadrato. E tre. Guardate lo stop, raga. Avete visto quanto ci ha messo? Che ha fatto? Che cosa ha fatto? Ma è tra mano, sceglie di andare per vie verticali. Foden si mosse bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Ma non è rigore, raga, incredibile. È incredibile, raga. È incredibile, oh. È incredibile che non ti fischia dei rigori allucinanti, Wagnon. È incredibile. Ci prova con un pallone profondo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. L'hanno sciupata. Errore qui. Nada tramonto, si macchiati, devo. Palla filtrata per Messi. Annunciare conquistato. Ma guardate che falli sta facendo, guardate, vedete? Te lo prendi in culo. Scioppate tutta la capocchia mia. Dovete scioppare. Oh! Vabbè. Va bene. Qui può partire il contropiede. Pallone. Ma cosa ho sbagliato io, raga? Prova a darla prof Foden. Svola cheat, cus, one you. Prova a giocarla in profondità. Riceve palla da dietro.
Ruben. Opportunità di ripartire. La mette in avanti. Pallone interessante in verticale. Prova la verticale. Sì, sì. Te lo devo far fare proprio quel giochetto. No, Nico. Fa il giochetto, fa. Ah no, ho sbagliato io qua. Ho sbagliato io, conio. Bravo, ma fregato. Non ho capito perché ha fatto sta giocata. Come me la devono spiegare? Ma perché faccio ste cacate io, raga? Io non lo so proprio. Continua a fare le cacate, vedi? Cioè, voglio prendere proprio gol. E devo prendere gol io. A tempo scaduto. Un minuto, al terzo minuto di recupero segnato, va bene, dai. Che schifo di gioco, raga, che schifo. Che schifo di gioco, no? Che schifo. Che schifo. Sì, prenditi tutto il tempo, dai. Mamma mia, raga. No, è quello solo, vabbè, ciao. Dai. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Pesco perso, manio, manisce. Substitution on the field.
Questo è un euro gol, eh? Malati di kick off, siete voi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. E questo è un passaggio quanto meno discutibile. Niente di fatto, azione interrotta. Sceglie di andare per i piedi verticali. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Va alla ricerca di un compagno davanti. No! Ho sbagliato io qua, raga. Cerca l'uomo là davanti. Ecco un'occasione di contropiede. Pedri. Occhio, può andare. Ma. Sta sul cazzo sta questa, raga. Una delle ultime possibilità per salvare la situazione. La gioca in profondità. Foden, Osimhen. Pedri. Da là dietro, cacà sotto. Da là dietro, cacà sotto. Che ho detto io? È un cacà sotto. Ma vaffanculo, vai. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Lunga, troppo lungo. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. E come si è messa la gara? Devono capitalizzare al massimo. Vede la porta? No, dice di no. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Ci sono dei cambi da entrambi i lati. Vogliono vincerla e faranno di tutto per farlo, per mettere il cassaforte in promozione. Prova di testa. Hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. Ma male, la loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Vince il duello la fa sua. Errore qui, pallone sprecato. Provano a partire in velocità. Xabi Alonso. Posizione irregolare però. Peccato. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con
di andare verso la porta. Peccato, Agnò. Peccato. Peccato. Meritava di pareggiare alla grande. Ha segnato a culo sto culorotto di merda. Ma vaffanculo, gioco di merda. Ma tu vedete che io per un po' non salirò, raga, incredibile. Divisione 1, ma vai a okay. Raga, tutti ex Divisione 1 mi sta dando. Vergognati, gioco. Vergognati, 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 vergognati. Madonna mia, lo devo buttare subito questo, raga. Subito. Bentrovati amici telespettatori, grazie per esservi sintonizzati con noi in una giornata che dovrebbe regalare molto più di emozione. E di queste emozioni ne vivrà il doppio chi oltre a essere appassionato di calcio è anche tifoso dei colori di questa squadra, gli stessi che potrebbero tingere una città a festa. Siamo infatti all'esame finale della promozione vista solo un punticino. Saranno i prossimi 90 minuti a dirci se quel punto verrà conquistato oggi oppure no. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Nel frattempo la gara è iniziata. Oh. Devono assolutamente fare il risultato oggi. Non hanno altra possibilità. C'è l'opportunità per il contropiede. No, vabbè, dai. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. La mette in mezzo, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Avanzano con una intricata rete di passaggio. Ecco il tiro. Io non salirò, raga. Io non salirò, raga. È una cosa incredibile. Un punto, raga, un punto. Trasformare un'azione difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa è meno semplice di quel che sembra. Il Manchester United parte decisamente con il piede sbagliato. La gioca a sinistra, sceglie di andare per vie verticali. Prova la verticalità. Ma come cazzo la dà questo? Ma come cazzo la dà, raga? Ma come cazzo la dà la palla? Ma la posso quittare pure questa, raga. Posso quittarla pure questa. Vabbè, raga, dai. Te sta a disco io poi a volte. Un punto.
Mato. Ciao. Ciao. Ma dove vuole andare? In porto con Messi? Cioè non lo so, che sto facendo io? Sì, Nico, va in porta con i giocatori, ma va in porta con i giocatori, dai! Ma va in porta con i giocatori, va in porta, dai! Che coglione che sono, ragazzi! Ecco. Questo passaggio quanto meno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante in verticale. Continua l'azione, la riconquista. Vede lo scatto e cerca la profondità. Boh. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Prova a darla profonda nello spazio. Madonna mia ragazzi, ma come sa faccio, manio? Come sa faccio, manio? Come sa faccio? Prova a cambiare la situazione con la giocata in avanti. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. E passa. Tocca verso il centro. Ma come gliela dà la palla? L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Viene servito bene. Può colpire e non trova la porta davvero per pochi centimetri. La conclusione è uscita. Calmati, devi stare calmo. Devi stare abbastanza calmo, Nico. La quitti e ce l'andiamo a casa. Non è fuori gioco, va bene. E l'ha da Messi, il giocato più alto. Incredibile, ognuno. Ma dove cazzo la dà la palla? Ma come cazzo la stoppa? Ma dove la dà? Non fischi, va. Questo avvio di ripresa, hanno cambiato passo. Non si può, Fabio, no?
Non si può sbagliare così là in mezzo, lasciando poi la difesa esposta. L'allenatore sarà giustamente molto arrabbiato. E adesso ovviamente in distacco si riduce. Il secondo tempo è appena cominciato. Ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Cerca aiuto nella zona laterale. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Che cosa ha fatto, raga? No, non ho capito. Che cosa ha fatto? Non ci credo, raga, non mi ha tirato. Questa azione personale molto pericolosa. Sceglie di andare per i piedi verticali. Vinicius Junior ci prova a pallone profondo. Devi solo tirare. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Prova a verticalizzare. E adesso il passaggio a E che cazzo, Wagnon. Cheat. Il livello della partita si era già alzato notevolmente. Ciruzzo. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E hanno completamente riaperto la gara. Quando si confrontano formazioni così. Ma vendete con web che gol, Wagnon. Madonna. E David, ti pare che era morto. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Per raggiungere la promozione serve qualcosa di diverso, un cambio di approccio. La muerte da Mamet. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, sulla destra. No, no. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto. Ma capito. Ma guarda quanto è culo qua. Sceglie di andare per vie verticali. Via. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. Lui l'orgoglio non vuole, vuole, vinceva. E giustamente. Ma che cazzo rinvia fa?
vede lo scatto e cerca la profondità. Stanno facendo di tutto per vincerla, secondo me attaccheranno fino allo scadere. Raga, non sto capendo più un cazzo, ve li dico la verità. Non finisce la partita, è incredibile, oh. Sta durando più del dovuto. Ma come non è fallo? Ma come non è fallo? Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Rice allarga il gioco con pallone a sinistra. E la difesa dice di no. Il Manchester United per calcio di punizione. Meno male che mi fa un paio due giorni. Ti pareva? Raga, non la vedete la fine di questa partita, raga. Ma che cosa ha fatto, raga? Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo sfogo. Forse il colpo di fortuna decisivo. Palla scaraventata via. Vince il duello la fa sua. Rummenigge, intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Fischia la muerta da man fresh. Oh, non fischia, oh. Vai. Tutto in gola da bighe, tutto tramato. Beh, raga, ce l'ho fatta a farla vedere la promozione. Raga, troppo difficile. Tutti ex divisione 1, inutili. Affanculo, una partita in meno. Non mi dico pure questa ex divisione 1. 2 1 2 3 4 5 6 7 fuori casa. Vai a fare in culo, gioco. Scusate. Sì. Ciao raga, vi voglio bene.